quello. Un treno che corre nella campagna di Castiglion Fiorentino alla mattina presto, il 2 marzo del 2003. Su quel treno c'è una donna dai capelli rossi, dall'aria stanca, pallida come un fantasma, che sta scrivendo su un piccolo computer palmare. Cosa sta scrivendo? Dove porta quel treno? Torniamo indietro di quasi 30 anni, 9 maggio 1978. Se la nostra storia fosse un film dell'orrore, non potrebbe iniziare con una scena più agghiacciante di questa. Una macchina ferma in una strada. Una piccola Renault rossa col bagagliaio aperto. E dentro il bagagliaio il corpo di un uomo. Nel 1978 le Brigate Rosse sono uno dei gruppi più attivi nella galassia del terrorismo sia italiano che internazionale. Dopo 10 anni di attentati incendiari, di rapimenti di magistrati e dirigenti industriali, di ferimenti e omicidi di giornalisti, avvocati, magistrati e membri delle forze dell'ordine, le Brigate Rosse hanno raggiunto un livello di efficienza militare e di visibilità politica quasi incredibile. Hanno rapito il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, uno degli uomini politici più importanti d'Italia. Ne hanno sterminato 5 uomini della scorta, sono scomparsi nel nulla, ci sono rimasti per 55 giorni, poi hanno ucciso l'ostaggio e sono di nuovo scomparsi nel nulla. Altro che le 10 righe su un giornale per il loro primo incendio dell'auto di un dirigente di fabbrica. Adesso delle Brigate Rosse ne parlano i giornali di tutto il mondo. È una vittoria, ma è una falsa vittoria. Intanto, sulla decisione di uccidere il presidente Moro o di liberarlo, il gruppo dirigente delle Brigate Rosse si è diviso. Quando appare chiaro che trattativa e scambio di prigionieri non ce ne sarà, avviene anche una consultazione interna alle Brigate Rosse sul come concludiamo. Emerge anche una posizione, ma molto minoritaria, pochissime persone che dicono liberiamolo, perché facendo una serie di valutazioni politiche, mentre l'assoluta maggioranza, ben oltre il 90% direi, sostiene l'idea che questa mossa è stata già fatta con Mario Sossi 4 anni prima e nessun partito politico, nessuna guerriglia può fare sempre la stessa cosa, anche specie quando fare la stessa cosa significa cedere senza condizioni. Una vittoria, ma una falsa vittoria. Elementi delle frange più violente dell'area extraparlamentare di sinistra chiedono di entrare nelle Brigate Rosse, che in questo momento raggiungono la loro massima potenza di fuoco. Ma dopo l'omicidio di Aldo Moro e della sua scorta, molti di quelli che mantenevano un atteggiamento ambiguo nei confronti delle Brigate Rosse prendono definitivamente le distanze verso i compagni che sbagliano. Inoltre, lo spazio politico in cui manovrare per le Brigate Rosse si restringe. Dopo un'azione così eclatante, cosa fare di più? La rivoluzione? Il 16 marzo del 78, il giorno dell'agguato di Via Fani, alla Camera, all'ordine del giorno, c'era il varo del nuovo governo Andreotti. Era un governo che aveva la stessa presidenza del Consiglio e gli stessi ministri. A differenza del precedente, però, godeva non dell'astensione ma del voto favorevole di tutti i partiti che avevano sottoscritto l'accordo, quindi compreso il voto favorevole del Partito Comunista. E questo era un passo avanti rispetto all'integrazione del PC nelle forze di governo. Il progetto delle Brigate Rosse era quello di scardinare il progetto del compromesso storico e riportare il PC all'opposizione. Le Brigate Rosse pensavano che il gesto di Via Fani, il sanguinoso agguato di Via Fani, avrebbe suscitato degli entusiasmi e che avrebbero costretto il Partito Comunista ad interrompere la sua avanzata verso la responsabilità di governo. È il 1978. La benzina costa 500 lire al litro e per una tazzina di caffè ci vogliono 200 lire.
L'inflazione è al 18,11%. Mi chiamerò Giovanni Paolo. Nello spazio di poco più di un mese muoiono due papi, Paolo VI e Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I. Gli succede Karol Wojtyla, Giovanni Paolo II. A Sanremo vincono i Mattia Bazzar con il Dirsi Ciao, seconda Anna Oxa con Un'emozione da poco, terzo Rino Gaetano con Gianna. Esplode il fenomeno delle discoteche, che arrivano fino a 5.000 sale da ballo, dal liscio romagnolo alla disco dance stile John Travolta. Passa, rapido come una meteora, almeno a livello commerciale, il fenomeno punk. In televisione danno Portobello con Enzo Tortora, i telefilm di Happy Days e lo sceneggiato Radici. Al cinema ci sono L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, Pretty Baby con Brooke Shield e Ecce Bombo di Nanni Moretti. La lettera al Corriere della Sera di una casalinga che chiede più spazio per gli argomenti quotidiani viene considerata l'apertura ufficiale della stagione del riflusso dal politico al privato. I gruppi armati operanti in Italia in quell'anno sono 209. Dov'è la donna del treno? Quella pallida come un fantasma, che sta scrivendo sul computer palmare che tiene sulle ginocchia. Nadia Desdemona Lioce, così si chiama. Dov'è Nadia nel 1978? È a Foggia e sta finendo il liceo classico. È una ragazza allegra e tranquilla, così la definiscono i suoi compagni di scuola. Studia, si interessa di politica, frequenta un collettivo marxista-leninista nella parte vecchia della città. Forse è proprio lì che ha saputo del ritrovamento del presidente Moro in quella Renault rossa. Su quel treno che corre nelle campagne di Castiglion Fiorentino, quel 2 marzo del 2003, sono saliti tre agenti della polizia ferroviaria, in normale servizio di controllo. Uno di loro è Emanuele Petri, il sovrintendente Petri. Dov'è il sovrintendente Petri nel 1978? È nella polizia, già da 4 anni, in servizio presso la questura di Firenze. Si è anche sposato da un anno. Probabilmente ha anche partecipato ad uno dei tanti posti di blocco organizzati durante il sequestro del presidente Moro, come migliaia di poliziotti. Una vittoria, ma una falsa vittoria. Perché dopo il sequestro Moro, come temevano alcuni del gruppo dirigente delle Brigate Rosse, la reazione dello Stato si compatta, si organizza e si scatena. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che aveva comandato il primo nucleo antiterrorismo dei Carabinieri, viene richiamato in fretta nello stesso incarico. Il sequestro omicidio di Aldo Moro ha provocato un trauma fortissimo nello Stato, in quanto forse penso che abbia provocato una maggiore sensibilizzazione al problema, che era vissuto sì in maniera di emergenza, ma non in quel modo. Moro è stato un trauma perché ha avuto anche dei riflessi politici sconquassanti all'interno del sistema istituzionale, anche all'interno della stessa Democrazia Cristiana, per cui il governo ha reagito ricostituendo un'esperienza che aveva avuto la sua efficacia anche in passato, che è quella della Chiesa. La ratio della costituzione del nucleo speciale della lotta al terrorismo della Chiesa nasce da questa emergenza, indubbiamente. Di essa fanno parte 150 carabinieri, un nucleo di funzionari e di agenti della Polizia di Stato e un gruppetto di finanzieri orientato non esattamente all'interno della struttura per le indagini patrimoniali e anche qualche elemento di contatto dei sismi del servizio militare. Il primo successo il generale Dalla Chiesa lo ottiene appena assume il comando del nucleo speciale per la lotta al terrorismo. Il 1 ottobre 1978 gli uomini del generale scoprono un covo delle Brigate Rosse a Milano, in via Montenevoso. Lì trovano dei documenti, parte del cosiddetto Memoriale Moro, le riflessioni scritte dal presidente durante la prigionia. Parte del memoriale, perché altri fogli verranno ritrovati 12 anni dopo, nel 1990, dietro un tramezzo di gesso sotto una finestra dell'appartamento. È una storia controversa, quella del Memoriale Moro, misteriosa. Ma nel covo di via Montenevoso non ci sono soltanto dei documenti. I carabinieri del generale Dalla Chiesa arrestano anche 9 brigatisti, tra cui alcuni membri del gruppo dirigente. Sono colpi duri, molto duri.
Ma in questa guerra, che si combatte nelle strade d'Italia alla fine degli anni 70, le Brigate Rosse sembrano mantenere ancora l'iniziativa. Abbiamo delle campagne e produciamo delle campagne contro diversi obiettivi, diverse categorie, tipo un certo tipo di magistratura, fondamentalmente il Ministero della Grazia e Giustizia e l'antiterrorismo dal punto di vista carcerario e l'antiterrorismo dal punto di vista operativo, la Democrazia Cristiana, alzando anche non più il livello, perché non era quello il problema dopo il sequestro Moro, ma alzando, come dire, la capacità di impatto sulla struttura, perché a quel punto essere democristiani diventa una cosa dura, difficile, complicata e che può incidere, diciamo, sul morale delle truppe avversarie, sul piano politico e sul piano anche della partecipazione personale, cioè il discorso che facevamo sempre, lasciate perdere. Il 29 marzo 1979 viene ucciso a Roma il consigliere provinciale della Democrazia Cristiana Italo Schettini. Poco più di un mese dopo, il 3 maggio, viene attaccata la sede della DC di Piazza Nicosia. È una vera e propria azione di guerra, con un gruppo di fuoco di 15 persone che occupa militarmente l'edificio e prima di andarsene uccide gli agenti Antonio Mea e Piero Ollanu, arrivati sul posto con una autopattuglia. Il 19 maggio, invece, a Napoli, la colonna napoletana uccide l'assessore regionale Pino Amato. Campagna contro la Democrazia Cristiana, campagna nelle grandi fabbriche. Campagna, nel gergo brigatista, significa uccidere. Il 28 settembre del 1978, a Torino, le Brigate Rosse uccidono il capo officina della Fiat, Pietro Coggiola. Il 19 gennaio 1980, a Mestre, la colonna veneta uccide Sergio Gori, vice direttore del petrolchimico di Marghera. Contemporaneamente inizia la campagna delle carceri. Il 10 ottobre 1978 le Brigate Rosse uccidono a Roma il direttore degli affari penali del Ministero di Grazia e Giustizia, Girolamo Tartaglione. Il 15 dicembre, a Torino, muoiono gli agenti di custodia Salvatore Lanza e Salvatore Porceddu. Hanno tutte e due poco più di 20 anni e hanno indossato la divisa da poco. Stanno di guardia dentro un pulmino sotto il muro di cinta delle carceri nuove e chiacchierano di tante cose probabilmente. Non immaginano certo che saranno crivellati di colpi sparati da una 127 rossa. Nei loro progetti c'era sicuramente quello di fare carriera, di mettere su famiglia, di andare in pensione. Certamente non quello di diventare degli eroi. Il 12 dicembre 1980 le Brigate Rosse sequestrano un altro giudice a Roma. Si chiama Giovanni D'Urso. Il giudice D'Urso lavora al Ministero di Grazia e Giustizia e dirige un ufficio che si occupa proprio di carceri. Poco più di un mese prima, al supercarcere dell'Asinara c'era stata una rivolta. Poi la rivolta era stata domata e nel supercarcere erano rimasti soltanto alcuni brigatisti detenuti. In cambio della liberazione del giudice D'Urso, le Brigate Rosse chiedono la chiusura del supercarcere. Che fare? Fronte della fermezza o partito della trattativa? Intanto, il 28 dicembre, anche nel carcere di Trani scoppia una rivolta e 18 guardie carcerarie finiscono nelle mani dei brigatisti e di detenuti comuni, che respingono un primo assalto della polizia con lanci di bottiglie Molotov. La situazione è molto tesa, perché le BR minacciano di uccidere sia il giudice D'Urso che i 18 ostaggi se non verranno liberati tutti i prigionieri e distrutte tutte le carceri. Il 29 dicembre i GIS, i gruppi speciali dei carabinieri, intervengono e riprendono possesso del carcere dopo una battaglia piuttosto dura, liberando anche tutti gli ostaggi. Le Brigate Rosse reagiscono a modo loro. Il 31 dicembre, a Roma, uccidono il generale dei Carabinieri Enrico Galvaligi, che il generale Dalla Chiesa aveva fatto mettere a capo dell'ufficio coordinamento carceri. Intanto condannano a morte il giudice D'Urso, ma dicono che lo libereranno ugualmente se verranno pubblicati i suoi interrogatori, cosa che avviene. Il 15 gennaio 1981 il giudice D'Urso viene liberato. Nel
Nel frattempo il carcere dell'Asinara è stato chiuso per motivi indipendenti dalle richieste delle Brigate Rosse, assicura il ministro di Grazia e Giustizia. La decisione era stata presa molto tempo prima, sostiene. Democrazia Cristiana, fabbriche, carceri. Le campagne delle Brigate Rosse non sono finite. Mancano ancora gli uomini di quella che loro chiamano la controrivoluzione, gli agenti dell'antiterrorismo. A Roma, il 13 luglio 1979, il tenente colonnello dei carabinieri Antonio Varisco viene ucciso sul Lungo Tevere mentre sta andando al lavoro. Il 9 novembre, sempre a Roma, le Brigate Rosse uccidono l'agente di polizia Domenico Granato, in servizio presso il commissariato di San Lorenzo. Il 27 novembre viene ucciso il maresciallo Domenico Taverna, del commissariato Appio Nuovo. Il 7 dicembre il commissario Mariano Romiti, comandante del nucleo di polizia giudiziaria del commissariato di Centocelle. Intanto, a Genova, in un bar di San Pier d'Arena, la colonna genovese ha ucciso due carabinieri il 21 novembre del 1979, il maresciallo Vittorio Battaglin e il carabiniere Mario Tosa. E a Milano, l'8 gennaio del 1980, il vicebrigadiere Rocco Santoro, l'appuntato Antonio Cestari e la guardia Michele Tarulli, agenti di polizia presso il commissariato di Porta Ticinese. E a Mestre, il 12 maggio 1980, il vice dirigente della Digos, Alfredo Albanese. Democrazia Cristiana, fabbriche, carceri, antiterrorismo. Manca ancora qualcosa, manca la magistratura. Vittorio Bachelet è il vicepresidente del CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura. Insegna diritto amministrativo alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza di Roma. Quella mattina del 12 febbraio 1980 ha appena finito la sua lezione e non immagina che diventerà un eroe, un martire dello Stato, a cui intitolare aule universitarie e circoli. È un professore, Vittorio Bachelet, e sta parlando con alcuni studenti sulle scale dell'università quando le Brigate Rosse gli sparano. Al giudice Girolamo Minervini, capo della segreteria degli istituti di prevenzione pena, invece, sparano su un autobus il 18 marzo 1980. Nel frattempo, però, è successo qualcosa. Le Brigate Rosse hanno ucciso un operaio. Guido Rossa è un operaio dell'Ital Sider che lavora al reparto officina centrale dello stabilimento Oscar Sinigaglia di Genova. Sono 250 operai e lui lavora al tornio, ad aggiustare strumenti di precisione. È un sindacalista, Guido Rossa, iscritto alla CGIL. Non è un eroe, è un operaio. Dalla finestra della sua cucina si vede il mare. Probabilmente gli eroi non gli piacciono neanche. Però è costretto a diventarlo. Guido Rossa passa non soltanto dalla considerazione che questo movimento estremista, brigatista, questo gruppo di fuoco è ostile alle ragioni dei lavoratori e del sindacato, ma passa anche al fosso successivo, cioè sono nemici che vanno combattuti, sono avversari che vanno esplicitamente denunciati. Non si può stare fermi, non si può stare in silenzio. C'è un altro operaio dello stabilimento che distribuisce volantini delle BR. Il 24 ottobre 1978 Guido Rossa lo denuncia alla polizia. Il brigatista viene arrestato, parla e poi si suiciderà in carcere. Il 24 gennaio del 1979 le BR ammazzano Guido Rossa. 24 gennaio, un operaio, delegato sindacale dell'Ital Sider, iscritto al Partito Comunista Italiano, viene assassinato dalle Brigate Rosse. È il compagno Guido Rossa. Mi hanno chiamato perché c'era una telefonata urgente e io sono arrivato qua a metà strada perché il capo mi ha incontrato e mi aveva risposto lui al telefono e vedo che dice è successa una cosa gravissima, mi ha preso per il bavero della tuta, come detto hanno ucciso Guido. Io sul momento così mi sono sentito come soffocare, sai, è stato un colpo tremendo e poi ho cominciato
andato a correre per l'officina a dire ai compagni che avevano ucciso Guido che smettessero tutti di lavorare. Forse volevano soltanto ferirlo, soltanto gambizzarlo, come si diceva con una brutta parola che sembra non voglia dire niente di grave e invece significa rimanere storpi per tutta la vita. È vero però che dopo averlo ferito... ammazzato. Caro lei. Le rispondo con un'altra domanda. Com'è che in Italia il terrorismo vero e proprio è nato da quando le sinistre sono andate così avanti? La morte di un operaio comunista ad opera delle Brigate Rosse è qualcosa che sembra uscire completamente da quella logica di guerra rivoluzionaria di cui parlano nei loro volantini. Quello di Guido Rossa è un omicidio che disorienta anche chi nutriva ancora certe simpatie, certe giustificazioni. Ecco, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa, col fatto, ed è stata una incomprensione nostra. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa, eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso, avevi ragione tu, scusaci tanto. Guido Rossa, Girolamo Tartaglione, Antonio Varisco, Vittorio Bachelet, è una strage. 26 morti in meno di 2 anni e sono soltanto le vittime delle Brigate Rosse. Le sigle dei gruppi che praticano la lotta armata, adesso in Italia, sono salite a 269. Dirigevo la sezione logistica di Roma e quindi mi dovevo preoccupare di organizzare dei compagni in relazione alle necessità logistiche che riguardavano i documenti, le armi, le munizioni, le targhe, i libretti di circolazione, tutto quello che può servire a un'organizzazione. Il fatto di non arrestarli immediatamente costituisce poi in effetti una maturazione di quello che può essere definito il metodo della Chiesa, noi lo chiamavamo dai reami verdi. Qualcuno ci ha anche imputato recentemente, persone rappresentative, che questo era artatamente fatto per mantenere alta la tensione. No, era soltanto un metodo investigativo fatto responsabilmente per giungere allo smantellamento di un'organizzazione e non invece crollare in una ottusa ignoranza. Perché se l'azione di contrasto non avesse avuto queste qualificazioni, dopo l'operazione noi avremmo dovuto ricominciare da capo con i tempi e con efficace poi poco garantite. Invece in questo modo posso dire che un'operazione, una grande operazione iniziata nel 79, di fatto si è conclusa 10 anni dopo. Niente intercettazioni di telefoni cellulari, siamo negli anni 80 e cellulari ancora non ci sono. Niente tabulati telefonici. Niente rilevatori satellitari di posizione, niente analisi del DNA, niente telecamere in... Ricordo ora attualmente, siamo stati a Piazza Re di Roma con un nucleo per 6 mesi, fino a che lo abbiamo agganciato perché è ritornato a Piazza Re di Roma. Piazza Re di Roma a Roma è uno dei punti di obbligato passaggio, prima o poi ci si passa, però siamo stati 6 mesi a Piazza Re di Roma con 3 uomini. Ecco, la costanza di star lì e di vincere la noia di tutti i giorni e di invece di stare appigliati a qualsiasi sguardo per ricercare la persona. Ci siamo riusciti. Pedinamenti accuratissimi, osservazione e studio dei documenti, interrogatori. Ma non c'è soltanto questo, ci sono anche gli infiltrati. Marco Pisetta e Silvano Girotto all'inizio della storia delle Brigate Rosse. Ce ne sono altri? Questo infiltrato venne consegnato dalla Chiesa da un partito politico che consegnò questo militante che ci aiutò a osservare più da vicino quella superficie di antagonismo che più si avvicinava alle Brigate Rosse. Si trattava tra queste, da questa mano. Il generale dalla Chiesa mettono a segno un colpo importante, forse il più importante di tutta la lotta alle Brigate Rosse. Arrestano il capo della colonna torinese, Patrizio Peci, in circostanze che non sono state mai del tutto chiarite. Perché è così importante l'arresto di Peci? Perché Patrizio Peci parla. E di lì cominciano i colloqui dei carabinieri con Peci, che in un primo momento non parla con la magistratura.
il primo aprile 1980, di mattina prestissimo, ricevo una telefonata ed è un maresciallo dei carabinieri capacissimo, collaboratore di Dalla Chiesa fin dalla primissima ora, che mi avverte che Peci vuole parlare con dei magistrati. Allora si va a Cambiano, letteralmente ventre a terra, a raccogliere tutte le dichiarazioni che Peci era in grado di fornire sulla colonna di Torino, della quale era stato a capo, e anche sulle colonne, in particolare quella di Milano, che aveva frequentato già pure come militante irregolare. Mio ricordo è anche del generale della Chiesa che nella stanza accanto aspettava insieme ai suoi uomini un foglio dopo l'altro, un foglio dopo l'altro, un foglio dopo l'altro, come se fossimo, non so quale, l'immagine può sembrare poco rispettosa, come se fossimo in sala parto, ecco. Ciascuno di questi fogli immediatamente veniva sviluppato dai carabinieri sulla base degli elementi che avevano già raccolto, perché era necessario bruciare i tempi e procedere quanto più rapidamente possibile per sviluppare al massimo queste straordinarie potenzialità che Peci ci stava offrendo. Non era mai successo prima. Patrizio Peci fa per le Brigate Rosse quello che Tommaso... Fino a Peci e Brigate Rosse. C'erano stati tentativi di infiltrazione tipo Pisetta, tipo Frate Mitra, che avevano portato a degli arresti, ma non c'era mai stato il compagno che poi tradisce. Questo crea intanto una rottura nella tranquillità psicologica di ognuno di noi, perché a quel punto quello che hai a fianco a te nel momento dell'arresto non sai più cosa fa. Questo comporta meno tranquillità psicologica e comporta più necessità di raffinare le tecniche di compartimentazione, si diceva, cioè il non far sapere se non lo strettamente necessario a chiunque. Patrizio Peci rivela nomi e indirizzi. Scattano decine di arresti in tutta l'Italia. Si scoprono covi. Il 28 marzo 1980... Intanto le indagini proseguono i pedinamenti e proseguono gli arresti. Intervenimmo come d'uso, circondando lo stabile, avevamo perfettamente anche la piantina topografica presa al catasto dell'appartamento, quindi sapevamo dove erano tutte le uscite, ogni portone, ogni buco che uscisse sulla strada veniva osservato da almeno una o due persone. E niente, alle 4 di mattina più o meno sento suonare alla porta, vedo che c'è una sfilata di carabinieri per le scale. Bussammo, imponendoci al riparo da eventuali reazioni dall'interno. Dicemmo: carabinieri, aprite. E dall'altra parte si sentì un po' un trabusto e uno rumori meccanici tipici di uno scherrellamento di un'arma automatica. E allora... Sul cosa fare e come farlo. Perché loro ovviamente dicono apri subito e tu ovviamente dici un momento ragioniamone. E chiamai per nome Francesco Piscioni, siamo carabinieri, e gli disse alla romana che volevo fa? La trattativa serviva a far sbollire l'attimo di agitazione parossistica che c'è sempre in persone che si presentano per fare un arresto che potrebbe trasformarsi in una battaglia, far stemperare l'adrenalina, convincerli che comunque la situazione è abbastanza rischiosa anche per loro, perché minacciavano di far saltare la porta con l'esplosivo, e quindi mi trovavo costretto a ribadire che anche io avevo 15 kg di esplosivo e quindi l'esplosione avrebbe potuto creare una seconda esplosione involontariamente facendo crollare il palazzo sulle loro teste. E al termine di questa quarto d'ora, 20 minuti di chiacchierata, alla fine... Base logistica della colonna romana, se non qualcosa di più della colonna romana. Tra il 1980 e il 1982 le Brigate Rosse subiscono una serie di colpi durissimi. Gli uomini delle forze dell'ordine e i carabinieri del generale Dalla Chiesa continuano a scoprire covi e effettuare arresti. A Milano, il 4 aprile del 1981, viene arrestato Mario Moretti, che molti considerano il capo delle Brigate Rosse. Io ricordo perfettamente il giorno della mia cattura, certo. Era una bella giornata di primavera, dovevo vedere Moretti.
tutti, e con lui dovevamo vedere questi tre giovani che aspiranti che volevano entrare nelle Brigate Rosse. E l'appuntamento mi pare fosse alle 3 del pomeriggio. Mi è sembrato di vedere, mi ricordo perfettamente l'immagine, un giovane con una coppoletta che sfilava dietro un pulmino. E ho detto a Moretti, mentre lui entra, che vede qualcuno entrasse in paranoia, usciremmo tutti pazzi. Non potremmo vivere 5 minuti in giro per una città. E invece avevo ragione io, perché poi siamo usciti dal bar, abbiamo girato l'angolo e ci sono saltati addosso. Ci sono saltati addosso, devo dire, molto professionalmente, nel senso che prima ancora di riuscire a capire cosa fosse successo, eravamo immobilizzati e a terra. Soltanto in autunno ci sono 800 arresti. Crollano intere colonne, con arresti di 10 in 10. I pentiti fanno paura. Sono un virus mortale per ogni organizzazione segreta, lo sono per la mafia e lo sono per le Brigate Rosse, che reagiscono. La prima reazione è contro Patrizio Peci ed è una vendetta trasversale di quelle che colpiscono i parenti. Allora molti la paragonarono alle rappresaglie dei nazisti del tempo di guerra. Della rivoluzione, con i traditori e l'annientamento. Cosa pensi di questo concetto? Il concetto potrebbe anche essere giusto, tanto penso che bisogna analizzare meglio la parola traditore. Che intendi? Cioè, non mi sembra un traditore. In base al processo proletario a cui sei stato sottoposto, in base agli elementi emersi durante gli interrogatori, in base all'analisi di questi elementi fatta, le Brigate Rosse che concludono il processo a Roberto Peci. Il 3 agosto il corpo di Roberto Peci viene trovato in una casa diroccata alla periferia di Roma. È stato fucilato, dicono le Brigate Rosse, che continuano la loro campagna contro i pentiti nelle carceri. È stato, io ricordo benissimo, l'anno con il maggior numero di omicidi carcerari, che forse la storia italiana ricordi, o che io personalmente possa ricordare. È una, mi spiace, mi mette molta agitazione un po' a raccontare queste cose, ma... per esempio, se si è lasciato andare a delle confessioni, che poi ha ritrattato. È arrivato a Cuneo, è messo, come quando un carcerato arriva, nelle celle di isolamento, in attesa di andare in sezione. Dalle celle di isolamento Soldati ha scritto una lettera ai compagni in sezione dicendo: io al momento dell'arresto ho avuto un crollo in conseguenza anche un po' delle violenze, insomma ha cercato di scusarsi dicendo: in effetti ho fatto qualche ammissione, chiedo naturalmente perdono di questa cosa. Quasi certamente la direzione ha preso visione o ha intercettato la lettera, anzi certamente, e che comunque è arrivata in sezione. Subito dopo Soldati è stato mandato in sezione, non nella mia sezione ma al piano superiore. Lì, durante una riunione in camerata, è stato in effetti giudicato e condannato a morte ed è stato ucciso subito. Non ci sono soltanto i pentiti e l'azione delle forze dell'ordine a mettere in crisi le Brigate Rosse. Ci sono anche le secessioni interne,
Quel marchio, quella stella chiusa da un cerchio con quelle due lettere B ed R, assume significati diversi a seconda di chi la guarda. Di defezione. Un'espressione conseguente della nostra identità politica. Ritenevamo inaccettabile che dei comunisti, che ponevano tra le proprie prime finalità la salvaguardia e la liberazione dei prigionieri, uccidessero un loro prigioniero. Più in generale, ritenevamo il complesso dell'operazione Moro contraddittorio con l'obiettivo di rafforzare l'antagonismo proletario. Quella della colonna di Milano Walter Allasia, intitolata ad un militante ucciso dai carabinieri, invece è una vera e propria secessione. In contrasto con le linee strategiche decise dalla direzione centrale, scelgono un'altra linea politica. Il 12 novembre 1980, a Milano, uccidono il direttore del personale della Marelli, Renato Briano. Non è l'unica secessione. Nel dicembre del 1981, alcuni brigatisti della colonna napoletana si uniscono al personale DC Raffaele Del Cogliano e del suo autista, Aldo Iermano. E sempre a Napoli, l'omicidio del capo della squadra mobile Antonio Ammaturo e dell'agente Pasquale Paola, che lo aspetta in macchina, sotto casa. Non basta. A Salerno, il 26 agosto 1982, durante l'attacco ad un convoglio militare per rubare un carico di armi, le Brigate Rosse Partito Guerriglia uccidono due agenti della volante di scorta, Mario De Marco e Antonio Bandiera. Nel conflitto a fuoco rimane ferito anche un militare di leva, il caporale Antonio Palumbo, che morirà tre mesi dopo. E il 21 ottobre, a Torino, per rapinare un'agenzia del Banco di Napoli, le Brigate Rosse Partito Guerriglia uccidono due agenti della Mondialpol, Antonio Pedio e Sebastiano Daiello. Brigate Rosse colonna Walter Allasia, Brigate Rosse Partito Guerriglia, Brigate Rosse colonna 2 agosto. Intanto, anche dal punto di vista sociale e politico, le cose sono cambiate. Alla Fiat Mirafiori, per esempio, c'è un'occupazione che dura da 35 giorni. Il 14 ottobre 1980, 40.000 colletti bianchi, i quadri intermedi, sfilano per le strade di Torino, chiedendo la riapertura della fabbrica. Il 16 ottobre i presidi operai vengono ritirati dai cancelli della Fiat. Gli anni 80 segnano dei cambiamenti importanti e per certi versi un'inversione di tendenza. Dal punto di vista della società si assiste a quello che è stato chiamato il riflusso, il ritorno al privato, cioè il disinteresse dei giovani rispetto ai temi civili, sociali e politici. Nonostante quello che è successo, nonostante i cambiamenti della società, i pentimenti, gli arresti, l'inizio delle secessioni interne, le Brigate Rosse riescono comunque a gestire quattro sequestri contemporaneamente. A Napoli, il 27 aprile 1981, un comando delle Brigate Rosse sorprende l'auto blindata della Regione Campania sotto la casa dell'assessore. Uccide l'autista Mario Cancello, uccide il brigadiere Luigi Carbone, che fa da scorta, ferisce le gambe il segretario di Cirillo, Ciro Fiorillo, e rapisce l'assessore caricando la forza su un furgone. L'assessore Cirillo verrà liberato tre mesi dopo, al termine di una vicenda rimasta ancora oscura, per la quale si è parlato del coinvolgimento di alte personalità della Democrazia Cristiana, di agenti dei servizi segreti, di boss della Camorra come Raffaele Cutolo e del pagamento di un riscatto di 1.450.000.000. Ma anche questa è un'altra storia. Il 20 maggio 1981, mentre l'assessore Cirillo è ancora nelle mani delle Brigate Rosse, dall'altra parte dell'Italia, a Mestre, viene sequestrato l'ingegnere Giuseppe Tagliercio, direttore del petrolchimico. L'ingegner Tagliercio rimarrà nelle mani delle Brigate Rosse per quasi tre mesi, ma alla fine non verrà liberato. Il 5 luglio 1981, invece, dirigente dell'Alfa Romeo di Milano, sequestrato il 2 giugno del 1981, viene rilasciato poco tempo dopo, quando la fabbrica ritira la cassa integrazione per 500 operai. È vivo anche l'agente che gli fa da scorta, che le Brigate Rosse hanno lasciato ammanettato al volante al momento del sequestro. È a questo punto che le Brigate Rosse pianificano un altro sequestro, il sequestro di un militare, ma non un militare qualunque,
Il generale James Lee Dozier è un generale americano, di stanza presso la base NATO di Verona. Le Brigate Rosse della Colonna Veneta lo sequestrano il 17 dicembre 1981. Non è difficile. Il generale Dozier non ha guardie del corpo. I brigatisti, travestiti da idraulici, suonano al campanello di casa sua, li fa entrare senza sospettare niente. Cerca di resistere ma viene preso, immobilizzato, infilato in una cassa e caricato su un furgone. Il generale Dozier resta nascosto in una tenda alzata al centro di un appartamento in via Pindemonte, a Padova, per 6 settimane, durante le quali non succede molto. Le Brigate Rosse hanno rapito un generale americano, una cosa che ancora non era riuscita a nessuno, neanche i gruppi della guerriglia sudamericana. Però sembra che non sappiano bene cosa farsene. Non lo interrogano neanche. Nell'appartamento con il generale non c'è nessuno che parli bene l'inglese. Molto importante. Se vi dicessi dov'è Dozier, dice, che garanzie mi date? La polizia ha da poco istituito un gruppo di intervento speciale che si chiama NOX. La notte del 28 gennaio 1982, gli uomini del NOX si concentrano nel pianerottolo davanti all'appartamento di via Pindemonte, armati, incappucciati e con una piantina dell'interno disegnata dal brigatista pentito. Sfondano la porta, entrano, arrestano 4 brigatisti, tra cui il capo Antonio Savasta, e liberano il generale. Alcuni dei brigatisti arrestati parlano. In seguito si... Era una precisa necessità operativa, oltre che un dovere. La necessità operativa consiste nel fatto di evitare che di quell'arresto l'organizzazione venisse a conoscenza in tempi rapidi. Intanto perché il militante, qualcuno di questi si è intanto pentito subito dopo. E quindi ci ha consentito di raggiungere un vantaggio informativo rapido. E quindi si organizzava in questo modo sostanzialmente. Per ogni persona che bisognava arrestare vi erano 3, uno prendeva un braccio, uno l'altro, e l'altro si metteva di fronte per controllare la reazione. Se vi era una reazione violenta veniva neutralizzata la persona in maniera fisica. Intanto una macchina partiva già, perché via radio tutta l'operazione veniva seguita e gestita via radio, quindi si sapeva che il gestore dell'operazione, il responsabile dell'operazione, sapeva esattamente dove erano i soggetti e dove erano le sue forze, per cui la macchina passava porta aperta, quindi normalmente le cose duravano dai 10 ai 15 secondi, ecco. Tra il novembre e il dicembre del 1982 vengono arrestati quasi tutti. Vogliamo allontanare da là. A fine gennaio del 1983 anche gli ultimi componenti delle Brigate Rosse, colonna Walter Alasia, vengono arrestati. Anche questa sigla cessa di esistere. Sono colpi durissimi per le Brigate Rosse, che decidono di rendere meno intensa la loro azione e di passare sulla difensiva. Nel complicato gergo politico-militare dei brigatisti si chiama ritirata strategica. È il 1983. La benzina costa 1.170 lire al litro e il pane 1.000 lire al chilo. L'inflazione è al 16%. A Sanremo vince Tiziana Rivale con Sarà quel che sei vin, Ok il prezzo è giusto. Al cinema danno E.T. di Steven Spielberg, C'era una volta in America di Sergio Leone e Blade Runner di Ridley Scott. Dov'è Nadia? Dov'è la donna del treno? Non è più a Foggia, se n'è andata nel 1979. Adesso è a Pisa, dove frequenta lettere moderne all'università. È bravissima Nadia. Dagli esami regolarmente prende quasi sempre 30. Intanto continua ad occuparsi di politica, frequenta il movimento studentesco e conosce un ragazzo, Luigi Fuccini, anche lui molto impegnato politicamente.
Le Brigate Rosse sicuramente sa che cosa sono. In Toscana non c'è una colonna, c'è soltanto un comitato rivoluzionario ed è stato quasi del tutto smantellato dagli uomini dell'antiterrorismo. Però è ancora molto attivo. E il sovrintendente Petri? Non è lontano, è ad Arezzo, in servizio presso la questura, sulle volanti. Rimane anche ferito in un conflitto a fuoco con uno squilibrato che si è messo a sparare da un terrazzo. Uno squilibrato 1982, come prefetto, a combattere la mafia come ha combattuto le Brigate Rosse. Pieni poteri, ma soltanto nelle intenzioni, perché a Palermo i generali dalla Chiesa praticamente non riesce a fare niente. Il generale lo racconta anche a Giorgio Bocca in un'intervista. Sono qui, isolato, in questo ufficio, davanti a un telefono che non suona mai. Dove sono questi poteri? Il 3 settembre la mafia lo uccide a colpi di Kalashnikov assieme a sua moglie Emanuela Setti Carraro e all'autista Domenico Russo. Poi tornano. Il 3 maggio 1983, a Roma, il professor Gino Giugni sta camminando per la strada quando una donna scesa da una Vespa gli si avvicina e gli spara addosso, ferendolo alle gambe. Il professor Giugni è un docente universitario, insegna scienze politiche, è socialista ed è uno dei padri dello Statuto dei lavoratori. Dal carcere i brigatisti detenuti rivendicano l'attentato. Nuovi obiettivi, dicono, nuove strategie. Per combattere lo Stato non serve uccidere tutti i suoi magistrati, poliziotti e il mondo economico. Più che un politico, il professor Giugni è proprio questo, un tecnico. Colpirlo così è il modo delle Brigate Rosse di fare politica nel campo del lavoro. L'anno dopo le Brigate Rosse tornano a colpire un militare. Il generale Limon Lei Hunt è un ex ambasciatore e comanda la forza multinazionale dell'ONU nel Sinai. È protetto il generale, gira con un'auto blindata e una guardia del corpo. Ma il 15 febbraio 1984 le Brigate Rosse gli tagliano la strada con una 128 e forano la blindatura della macchina con un mitra di grosso calibro, uccidendolo. Nel 1985, invece, sempre a Roma, colpiscono un altro economista. Il professor Ezio Tarantelli è un uomo tranquillo, una persona per bene, che quando lo chiamano per parlargli si ferma. E se è in macchina, nel parcheggio della Facoltà di Economia e Commercio della Sapienza, come quel giorno, abbassa il finestrino. Ma loro non vogliono parlare, loro sono le Brigate Rosse. Gli sparano lì, in macchina, con una mitraglietta Scorpion. Passa un altro anno. Ormai le Brigate Rosse agiscono così, come una specie di serial killer che colpisce le stesse categorie di persone, a distanza di tempo, e senza più nessun contatto con la realtà, perché la realtà, lo abbiamo visto, è cambiata. Passa un altro anno e le Brigate Rosse, a Firenze, uccidono l'ex sindaco repubblicano Lando Conti. Il 10 febbraio 1986 è fermo a un semaforo del centro con la sua auto, quando gli sparano 11 colpi di pistola. È la stessa mitraglietta Scorpion che ha ucciso Ezio Tarantelli. Stessa arma, stesso tipo di vittime, un omicidio all'anno, proprio come i serial killer. Un momento però, perché adesso dobbiamo tornare a parlare di Nadia, la donna del treno. Dopo l'omicidio di Lando Conti, vengono trovati dei volantini delle BR all'università. La Digo setaccia certi ambienti di sinistra e sospetta anche di lei, Nadia Desdemona Lioce. Va a fare una perquisizione a casa sua, a Pisa, ma non trova niente. Chiusa parentesi. 21 febbraio 1986. Comando formato da due uomini e due donne gli spara. L'agente di scorta reagisce e uccide una brigatista.
Vilma Monaco. In tasca le viene trovato il volantino di un nuovo gruppo secessionista, le Brigate Rosse, Unione dei Comunisti Combattenti. Lo stesso gruppo colpisce Roma il 20 marzo 1987. La Via Renarcelli fa il militare in aeronautica e deve essere abbastanza contento perché sta a Roma e fa l'autista d'un pezzo grosso, il generale Licio Giorgeri, direttore della sezione armamenti aeronautici e spaziali. Quella sera la moto non vogliono lui, vogliono il generale. I brigatisti lo ammazzano sparandogli 5 colpi a bruciapelo, poi se ne vanno, sotto gli occhi terrorizzati della Via Renarcelli. Non sono soltanto anni di omicidi quelli, sono anche anni di arresti. Tra il maggio e il giugno del 1987, i carabinieri del Nucleo Antiterrorismo di Roma arrestano tra Italia, Francia e Spagna quasi tutti gli appartenenti alle Brigate Rosse Unione Comunisti Combattenti. Anche questa sigla, praticamente, cessa di esistere. Restano le Brigate Rosse Partito Comunista Combattente, che ancora una volta fanno sentire che ci sono. Forlì è una cittadina della Romagna, un posto tranquillo in cui di solito non succede mai niente. A Forlì vive il senatore Roberto Ruffilli, democristiano, consigliere per le riforme istituzionali del presidente del Consiglio Ciriaco De Mita. Il senatore. Due uomini gli puntano addosso le armi, lo spingono nel suo studio e si chiudono dentro. Quando se ne vanno, il senatore Ruffilli è seduto sul divano. È morto. Gli hanno sparato con la stessa mitraglietta Scorpion con cui hanno ucciso Ezio Tarantelli e Lando Conti. 1988. In quello stesso anno, tra il settembre e l'ottobre, un'operazione dei carabinieri condotta tra il Lazio e la Toscana porta all'arresto di quello che resta delle Brigate Rosse Partito Comunista Combattente. E anche questa sigla, praticamente, cessa di esistere. Finito. Alcuni brigatisti lo avevano riconosciuto già dal 1987. Renato Curi. Diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta questa, la società di questo paese. Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui oggi non ha più ragione di esistere. Questo il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo, come fa Renato, l'intera storia delle Brigate Rosse. Come ci siamo. Quasi tutti quelli che hanno fatto parte delle Brigate Rosse o sono morti o sono in carcere. Alcuni si sono pentiti, approfittando della legislazione sui collaboratori di giustizia e sono usciti di prigione. Altri si sono dissociati, hanno preso le distanze dalla lotta armata e hanno approfittato di sconti di pena. Altri ancora, i cosiddetti irriducibili, sono rimasti dentro. Qualcuno è ancora fuori. Ma le Brigate Rosse, come organizzazione, non esistono più. L'ultimo atto pubblico da militante delle Brigate Rosse è la stesura di un documento che dice che le Brigate Rosse coincidono con i prigionieri delle Brigate Rosse. È un documento che non prende le distanze dalla storia delle Brigate Rosse, ma dice esclusivamente questo. Tutti noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione è questa, non si poteva lasciare la sigla. Internet esiste già da 7 anni. Aspettano tutti il 2000 e l'inizio del terzo millennio. Dov'è il sovrintendente Petri in questo momento? È stato spostato ad un'altra specialità della polizia. Prima alla polizia postale, poi a quella ferroviaria, presso la stazione di Terontola, sui treni. E Nadia? Dov'è Nadia in questo momento? Non si sa. Nadia non c'è più. Il 15 febbraio 1995 ha lasciato la sua Renault 4 in Piazza della Libertà, a Firenze, ed è scomparsa.
è entrata in clandestinità. Perché? C'è un treno che corre. Come in un film dell'orrore, corre nella notte e non si sa dove stia andando. Sopra c'è un fantasma. È un uomo tranquillo, dal sorriso gentile, un avvocato esperto di diritto del lavoro. Ha 51 anni, una moglie e una figlia. E forse pensa a loro quando esce da quel portone verde. O forse pensa al suo lavoro. Perché oltre a essere docente universitario di diritto del lavoro, ha un incarico importante quell'uomo. È consulente del ministro del lavoro Antonio Bassolino. Un incarico poco noto, un incarico da cervello, da tecnico. O forse non pensa niente di particolare. Esce dal portone, svolta a sinistra e si avvia a piedi per via Salaria, una borsa di cuoio rosso piena di documenti in una mano e quella del computer nell'altra. Lui non lo sa, ma c'è qualcuno che lo sta osservando. È più di 150 giorni che qualcuno lo osserva. Dall'11 gennaio a quel 20, inserisce una scheda prepagata nell'apparecchio e chiama un numero. Il professore attraversa Piazza Fiume e qualcun altro si infila nella cabina che sta davanti al numero 56 e chiama. Dovunque vada, il professore viene seguito, soprattutto nel tragitto che da casa sua va all'università. Va in via Bergamo, dove è allo studio, e qualcuno entra in una cabina, inserisce una scheda e fa una chiamata. Va in Corso d'Italia, dove c'è la sede della CGIL, e qualcuno entra in una cabina e chiama. Va a casa della moglie del padre, cabina di via Alessandria, scheda e chiamata. Arriva all'università, scienze politiche, cabina di piazzale Alto Moro, scheda e chiamata. Metta come una trappola. Le telefonate di controllo sono 70, dalla mattina, quando il professore esce di casa, fino alla sera, quando rientra. Iniziano in gennaio, con frequenza settimanale, e arrivano fino ad aprile, poi si intensificano e alla fine sono quotidiane. Ore 8:20. Il professore è appena uscito dal portone verde. Via Salaria a quell'ora è quasi deserta, poche macchine, i negozi ancora chiusi. Lungo la strada, parcheggiati contro i marciapiedi, ci sono due furgoni, uno di fronte all'altro. Un furgone ha il vetro posteriore dipinto di bianco, come se non volessero far vedere cosa c'è dentro. Nella vernice però ci sono due graffi, due buchi, come due occhi. Coperto da un cartellone pubblicitario. Da casa sua fino a quel punto, qualcuno li ha contati, sono 128 passi. Il professore non lo sa, ma per lui sono gli ultimi. Il portello laterale del furgone si apre e da lì escono due persone. Girano davanti al furgone, salgono sul marciapiede e il professore se li trova davanti. Poi uno dei due tira fuori una pistola e spara al professore. Quello con la pistola gli spara addosso e continua, anche quando il professore è a terra, 6 colpi. Poi infila la pistola in un borsello che ha all'altezza della cintura e scappa. Scappa anche l'altra persona che era con lui. Girano l'angolo in via Adda, salgono su un motorino e se ne vanno. Scappano anche altre due persone su una motocicletta. E scappa anche una donna che era rimasta ferma in via Salaria e che al momento degli spari non si era voltata a guardare, ma era rimasta a fissare via Po, come se controllasse la strada. L'uomo rimasto a terra, il professore con i baffi e il sorriso gentile che stava andando a lavorare, chiede aiuto con un filo di voce. Alle 8:35 arriva l'ambulanza che lo porta all'ospedale, ma non c'è niente da fare. Alle 9:30 il professor Massimo D'Antona
Brigate Rosse, abbiamo ucciso Massimo D'Antona. Le Brigate Rosse, ma non erano finite, non erano scomparse 10 anni prima, nell'88, dopo l'omicidio del senatore Ruffilli. E invece no, sono tornate, come i fantasmi. Qualcosa era già successo, anche prima dell'omicidio del professor D'Antona. Piccole azioni, rivendicate da strane sigle misteriose, che sembravano appartenere ad un passato perso nella notte della Repubblica. Una bomba, a Roma, il 18 ottobre 1992. Un vigilante notturno sente una frenata seguita dal rumore di un tamponamento e corre a vedere. Davanti alla sede della Confindustria, in via Astronomia, c'è un'auto con uno sportello e il bagagliaio aperto, come se qualcuno fosse scappato via di corsa dopo l'incidente. Davanti alla Confindustria c'è una borsa, nella quale gli artificieri trovano 5 kg di esplosivo innescato e un registratore che ripete sempre lo stesso annuncio: sindacati. Colpi di pistola contro la base militare americana di Aviano e una bomba a mano gettata dentro il perimetro della struttura il 2 settembre 1993. Azione rivendicata dalle Brigate Rosse, Partito Comunista Combattente. Un'altra bomba a Roma, il 10 gennaio 1994. A luna di notte, un'esplosione scuote il porticato sotto il quale si trovano gli uffici della NATO Defense College, danneggiando la facciata dell'edificio. Il giorno dopo, una telefonata al Messaggero fa trovare un comunicato di rivendicazione dentro un cestino dei rifiuti. Sono gli NCC che vogliono colpire la strategia imperialista del nuovo ordine mondiale. Poi, il 13 febbraio 1995, una pattuglia passa davanti a due ragazzi che stanno vicino ad un motorino. Agli agenti la targa sembra contraffatta, e infatti lo è. E poi, lì vicino c'è anche un ufficio postale. Così, il giorno dopo, Nadia lascia la macchina in Piazza della Libertà, a Firenze, e scompare. Bombe, spari, rapine. Il 15 gennaio 1997 viene rapinato un ufficio postale a Roma. I rapinatori portano via 120 milioni delle vecchie lire, ma da come si sono comportati e da come hanno organizzato il colpo, non sembrano appartenere alla criminalità comune. E infatti le indagini portano all'arresto di Mario Galesi, che fa parte degli NCC. Mario Galesi, poco dopo, approfittando degli arresti domiciliari, entra in clandestinità. Piccole azioni. Piccole bombe e tante sigle, come gli NTA, Nuclei Territoriali Antiimperialisti, o gli NPR, Nuclei Proletari Rivoluzionari, che il 6 luglio del 2000 mettono una bomba di fabbricazione artigianale davanti alla sede della CISL, a Milano. Intanto, Bologna è una città piccola che si può attraversare tutta in bicicletta. Non ci vuole molto. Dalla stazione al centro sono pochi minuti ed è tutta dritta, via Indipendenza e poi a sinistra, verso il centro. Il professor Marco Biagi la fa quasi sempre così, quando torna a Bologna da Modena, dove insegna diritto del lavoro alla Facoltà di Economia e Commercio, o quando torna da Milano, dove ha collaborato alla stesura del patto del lavoro, oppure quando torna da Roma, dove lavora come consulente per il ministro del lavoro Roberto Maroni. Tante tesi è oggetto di uno studio accurato di 17 pagine che registra tutti i suoi spostamenti. Con una puntigliosità agghiacciante, qualcuno ha diviso lo studio in 6 capitoli che analizzano scientificamente la soluzione ad un problema pratico: come ucciderlo. Da capitolo 1, tempi politici di opportunità nella realizzazione dell'attacco, a capitolo 6, calendario bozza programma di lavoro. Tutti i suoi movimenti, tutte le sue entrate e uscite dagli edifici, tutte le sue soste, compresa quella per chiudere la bicicletta davanti alla stazione, sono state registrate, analizzate, classificate secondo l'opportunità di ucciderlo. Ce ne sono 21 di queste opportunità, divise in 3 piani, A, B e C, tra cui scegliere. Uno studio scientifico che potrebbe diventare un eroe. Ha già ricevuto minacce e dal punto di vista delle Brigate Rosse è praticamente speculare al professor D'Antona, che infatti è stato ammazzato 3 anni prima. E poi una scorta l'aveva già avuta, quando gli NPR avevano messo quella bomba davanti alla sede della CISL, a Milano. Poi però,
per ovviare al problema della mancanza di uomini da parte delle forze dell'ordine, soprattutto dopo l'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre, era stato deciso di ridurre le scorte e a Biagi l'avevano tolta. Ma lui ha paura. Non è un eroe, non vuole esserlo. Lui è un tecnico, un cervello, un giuslavorista, secondo un termine oscuro poi diventato comune. Non è giusto che sia un eroe, non è giusto per nessuno. Il professor Biagi scrive lettere, manda mail a prefetti e questori, parla con il ministro Maroni perché intervenga per fargli restituire la scorta, soprattutto a Bologna. Proprio per questa frase, sarà costretto a dimettersi. Dopo. Il 19 marzo, in seguito ad una relazione dei servizi segreti che fa notare i rischi che corrono i tecnici che si occupano di problemi del lavoro, come il professor Biagi, le procedure per ridargli la scorta si rimettono in moto. Il ministro del lavoro, Roberto Maroni, fa scrivere una lettera perché venga ridata la scorta al suo consulente. La lettera parte alle 5 del 19 marzo. È già troppo tardi. Bologna è una città piccola. Dalla stazione, al numero 12 di via Valdonica, proprio sotto i portici del ghetto, nel cuore della città, ci vogliono pochi minuti. Il professor Biagi monta in bicicletta per tornare a casa qualche minuto dopo le 8 di sera. Ho osservato mentre apre i lucchetti della bicicletta parcheggiata nella galleria 2 agosto e poi si avvia verso via Indipendenza. A Bologna c'è sempre in giro tanta gente, anche a quell'ora ce n'è molta, ma più il professor Biagi pedala verso i portici di via Valdonica e più sembra che sia solo. Sempre più solo, lui e le ombre che lo stanno seguendo. Soltanto loro, in tutta la città, e basta. Dieci minuti dopo le 8, il professor Biagi scende. Due uomini che corrono verso di lui, con il volto coperto dai caschi integrali e le pistole in mano. Il professor Biagi lo sa cosa sta per succedere. Ci ha pensato tante volte, ci ha pensato con paura e ha paura anche adesso, perché si mette ad urlare e si butta per terra, ma non serve a niente. Loro stendono le braccia impugnando le pistole a due mani e uno gli spara tre colpi in testa e altri tre addosso. Poi scappano, montano su uno scooter e se ne vanno per i vicoli del ghetto. E assieme a loro spariscono sotto i portici anche tutte le altre ombre che hanno seguito il professore. Il professore non voleva essere un eroe. Non ci teneva quello slargo davanti a casa sua, che adesso si chiama Piazzetta Marco Biagi. Arrivano ad altrettanti indirizzi elettronici di gruppi e organizzazioni del mondo del lavoro. Le nuove Brigate Rosse rivendicano l'omicidio via internet. Ma chi sono queste nuove Brigate Rosse e cosa c'entrano con le vecchie? L'omicidio del professor Biagi era stato rivendicato anche da alcuni brigatisti in carcere, alcuni irriducibili che erano sotto processo per l'omicidio del generale Lei Hunt e per una rapina avvenuta in via Prati di Papa a Roma il 14 febbraio 1987. Rapina che era costata la vita agli agenti di polizia Giuseppe Scravaglieri e Rolando Lanari. Era successo lo stesso anche per l'omicidio del professor D'Antona. Cos'è? Il passaggio del testimone? L'atto notarile per poter utilizzare il marchio? Come le vecchie Brigate Rosse, anche le nuove colpiscono i tecnici, il cervello, l'otto di Genova o al movimento No Global sono inesistenti. E poi mancano le classi di riferimento, mancano gli operai, mancano le grandi fabbriche. Questi qui sono certamente un cascame delle Brigate Rosse, però
un cascame minimo, insomma, no? Rispetto alle Brigate Rosse che avevano un'area di consenso di circa 300.000 persone e che avevano un'organizzazione fortissima, questi non hanno niente, fanno qualche rapina per mantenersi. Io sarei tentato di dire che il terrorismo attuale è una parodia del terrorismo degli anni di piombo. Però tutto è possibile, magari si può darsi che ci sia una fiammata di nuovo. Questo mi pare, quelli che ci sono mi pare che sono penose, insomma, uccidono solo delle persone che devono sopravvivere ad ogni costo e che cercano di sopravvivere con il minor rischio. Chi sono? C'è una intercettazione ambientale che registra una conversazione in carcere tra un brigatista della vecchia guardia e un esponente di prima linea, subito dopo l'omicidio del professor D'Antona. Chi è stato? Chiede quello di prima linea. Il brigatista risponde che non lo sa, non li conosce di persona, ma secondo lui sono i raccordi che sono cresciuti. I raccordi, i fiancheggiatori, i simpatizzanti, che sono diventati militanti. Chi sono? Gli NCC, gli NPR, le varie sigle delle bombe, la Confindustria e la CISL, che hanno ricostituito le Brigate Rosse e firmano così le azioni più importanti, come gli omicidi? Ma soprattutto, chi sono, concretamente, fisicamente, come volti, nomi e cognomi, chi sono? Le indagini erano scattate subito dopo l'omicidio del professor D'Antona. Ai carabinieri viene notati presenti sul due furgoni. L'attività quindi è stata molto vettuosa nel cercare qualche reperto organico che potesse quindi darci una mano nel risalire ai possibili autori dell'agguato, anche perché la presenza di quei furgoni ci ha fatto capire che poteva esserci stata un'attività di osservazione anche protratta nel tempo. E in effetti sono stati acquisiti reperti organici di interesse, quali soprattutto un capello, ritenuto di sicura pertinenza dei brigatisti rossi, che corrispondeva a un sesso femminile. Non ci sono i bossoli della pistola che ha sparato, ma ci sono le dichiarazioni dei testimoni. E c'è anche il capello di una donna, trovato nel furgone, da cui sono usciti i killer del professor D'Antona. È veramente innovativa. In particolare, un gruppo di lavoro congiunto formato da personale della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e della Digos di Roma si è soffermata sulla possibilità di ricostruire le schede telefoniche con le quali erano state effettuate telefonate di rivendicazione dell'omicidio ai quotidiani romani. In particolare, l'attenzione si è soffermata sulla ricostruzione di una scheda che, oltre ad aver effettuato telefonate di rivendicazione, aveva effettuato un'altra serie di telefonate. Gli accertamenti si sono protratti per lungo tempo, perché in effetti c'è da dire che neanche la Telecom aveva la consapevolezza di poter ricavare questo dato. Praticamente non lo conosceva neanche la terra, la madre, il posto di lavoro. Si può anche scoprire chi ha chiamato. Siamo nel 2000. Ne è passato di tempo, dai pedinamenti e dagli interrogatori dei primi nuclei antiterrorismo del generale Dalla Chiesa e del colonnello Di Petrillo. Intanto le indagini sull'omicidio del professor D'Antona proseguono. Poi ci sono quelle sull'omicidio del professor Biagi. La perizia balistica sui proiettili permette di stabilire che la pistola che ha sparato è la stessa che ha ucciso il professor D'Antona. Poi ci sono le immagini delle telecamere alla stazione di Bologna e nelle varie strade. Poi ci sono le tracce delle mail di rivendicazione. Ma soprattutto succede qualcosa. 2 marzo 2003. C'è quel treno che corre nelle campagne di Castiglion Fiorentino, come il treno dei fantasmi di un vecchio film dell'orrore. Ci sono 3 agenti della polizia ferroviaria che salgono e sta scrivendo su un palmare. Forse c'è qualcosa che lui insospettisce, o forse gli sembra sospetto l'uomo che sta con lei, oppure è semplicemente un controllo casuale. Ma la donna è Nadia Desdemona Lioce, e l'uomo è Mario Galesi. Sono 2 regolari delle Brigate Rosse e hanno i documenti falsi.
Pochi secondi, poi tutto si ferma e nella carrozza numero 4 resta soltanto un odore forte di polvere da sparo bruciata, come nei film. I morti però sono veri. È morto il sovrintendente Petri per un proiettile che gli ha reciso la giugulare, uccidendolo praticamente sul colpo. Muore Mario Galesi per un proiettile che gli ha perforato... Nadia sappiamo chi è, ormai la conosciamo. Non dice niente, non parla. Dice solo che è un prigioniero politico e che appartiene alle Brigate Rosse. Ma i tempi sono cambiati, le indagini, lo abbiamo visto, non sono più quelle di una volta. Non importa se Nadia non vuole parlare. Tanti erano gli elementi che si potevano raccogliere, che avevano nella disponibilità questi due appartenenti alle Brigate Rosse. C'erano due computer palmari, c'era una pistola, c'erano dei mazzi di chiavi, dei biglietti della metropolitana e dell'autobus che ci potevano indirizzare sugli spostamenti. Ma in quella carrozza numero 4 dell'Interregionale 2304 c'è anche un'altra cosa. Non importa se Nadia non parla, parlano i due computer. Abbiamo iniziato ad esaminare con calma il materiale che avevamo raccolto. Di immediato interesse un'utenza telefonica cellulare. Lavorando su questa utenza telefonica cellulare ci siamo accorti, e devo dire c'è stato un certo rammarico in questo, noi speravamo potesse aprirci delle grandi prospettive investigative. In realtà questa utenza aveva un traffico, per così dire, citofonico, dedicato completamente ad un'altra utenza cellulare. Erano come se queste due utenze, ovviamente intestate a persone fittizie non esistenti, colloquiassero esclusivamente tra di loro. Dentro il computer ci sono 107 file, 107 documenti non criptati che si possono aprire e leggere. Sono documenti che parlano della vita dell'organizzazione e delle sue linee politiche. Poi ci sono quelli criptati, sui quali la polizia postale si mette subito al lavoro per decodificarli, aiutata dai tecnici dell'FBI. Un altro, come i citofoni di un palazzo, che parlano soltanto tra di loro. E poi c'è anche qualcos'altro. Abbiamo trovato, nella disponibilità dei terroristi, il biglietto da visita di un negozio per computer, vendita, riparazione. Dopo qualche dovuto accertamento siamo andati per cercare di capire il motivo della disponibilità di questo biglietto, che cosa potesse avere a che fare un appartenente alle Brigate Rosse con questo negozio. All'inizio non abbiamo trovato una ragione, una giustificazione. È iniziata una attività certosina, paziente e faticosa, di controllo di tutti i fogli, o meglio le schede di riparazione dei computer palmari che venivano portati in questo negozio. È inutile stare a sottolineare quanto è stato faticoso la disponibilità di quel biglietto. Avevano portato in riparazione nel gennaio del 2003 una di quei computer palmari che avevano con loro al momento del loro arresto. Subito abbiamo cercato di tirare fuori tutto quello che ci poteva essere di utile, sia con il ricordo degli impiegati, sia quanto risultava da questa scheda, dove c'era annotata a margine un'utenza telefonica. Il numero di telefono lasciato al negozio di computer è intestato ad un nome falso, ma lo ha lasciato Nadia. L'impiegato della ditta la riconosce dalle fotografie che gli mostra la polizia. Due numeri di cellulare, quello nel computer e quello lasciato al negozio. Sono tutti e due non attivi. Però, prima di essere disdetti, hanno fatto e ricevuto telefonate. Visto che questi telefoni avevano operato del 99, quando era del tutto sconosciuta a tutti la possibilità di a comunicare tra loro con queste schede, potessero aver fatto delle chiamate da cabine telefoniche pubbliche. Prima che si sapesse che si potevano rintracciare, le schede telefoniche prepagate venivano usate come i gettoni. Quelle che sono entrate in contatto con i cellulari dell'organizzazione sono 46. Per esempio, sono state usate per chiamare da quelle cabine
che si trovano sul percorso del professor D'Antona in quei 150 giorni in cui è stato seguito e chiuso in trappola il 20 maggio 1999. Ma sono anche state usate con molta disinvoltura per chiamare parenti e amici. E allora è possibile, con una lunga e paziente indagine sulle persone che sono state chiamate e sugli ambienti che sono stati contattati, è possibile risalire a chi sono appartenute. La polizia ne individua 16. Tra quelle e i cellulari si arriva all'identificazione di 7 persone che vivono tra il Lazio e la Toscana. Vengono attenzionate, come si dice in gergo poliziesco. Significa pedinate, intercettate, filmate e fotografate. E lavora in una ditta di pulizie che si occupa dell'università in cui insegna anche il professor D'Antona. Il furgone da cui sono usciti gli assassini è stato rubato e il giorno dopo il furto una delle schede telefoniche in possesso di Paolo Broccatelli chiama la concessionaria della marca del furgone. La polizia sostiene che Broccatelli durante un pedinamento si è mosso secondo un percorso di sicurezza che si trovava in un documento nel computer di Nadia. Non è possibile, dicono gli amici e i vicini di casa. Paolo non può essere un brigatista. Un'altra si chiama Laura Proietti. La polizia la segue e raccoglie di nascosto un mozzicone di sigaretta gettato via dalla ragazza. La polizia fa analizzare il DNA e ritiene che sia identico a quello del capello trovato nel furgone da cui sono usciti gli assassini del professore. Un altro ancora si chiama Roberto Morandi. La polizia entra in casa sua a Firenze ed è impossibile, dicono i suoi colleghi, al reparto radiologia del pronto soccorso di Careggi, dove lavora come infermiere. È un errore. Ma quando viene arrestato, Roberto Morandi parla. Dice poche parole. Dice: mi dichiaro prigioniero politico e membro delle Brigate Rosse per il Partito Comunista Combattente. Sempre grazie alle schede prepagate e alle telefonate dei cellulari, la polizia individua un altro uomo, Marco Mezzasalma. Non sembra un brigatista. Lavora in una fabbrica che fa apparecchi per radar e gli amici lo chiamano il Bradipo perché è una persona lenta e tranquilla. È anche iscritto a sindacato e si è sempre espresso su posizioni molto moderate. Nel 1998, Mezzasalma ha affittato un appartamento in via Maia numero 6, a Roma. È iniziata subito la ricerca del cosiddetto covo, del logistico, del posto dove avevano il loro punto d'appoggio. Grandissime cautele, le prove con queste chiavi che ci hanno subito fatto sobbalzare, perché siamo arrivati all'apertura del cancello esterno del portone dell'abitazione. Le chiavi trovate addosso a Nadia aprono il covo, che ormai è freddo, ripulito e smantellato. Ma qualcosa c'è. Dimenticati dietro un cassetto da un trasloco accuratamente pianificato, sono rimasti i contratti di 2 cellulari usati dalle Brigate Rosse. Ad ogni operazione, la polizia sequestra computer, palmari e floppy disk. La polizia postale ha elaborato un metodo tutto suo per resuscitare anche i file definitivamente cancellati. Tra i documenti trovati nel computer di Nadia, ce ne sono alcuni che parlano di operazioni compiute. Per esempio, una rapina a Firenze, all'ufficio postale di via Torcicoda, compiuta il 6 febbraio del 2003. Almeno 8 persone, armate di pistole e di mitragliatrici. La polizia lo aveva collegato a Roberto Morandi perché li aveva fermati assieme, in macchina, qualche tempo prima, durante un normale servizio di controllo. Inoltre, il giorno della rapina in via Torcicoda, Simone Boccaccini è assente dal lavoro. E poi c'è la moglie di Boccaccini, che interrogata confessa che il marito, mentre stavano guardando alcuni servizi al telegiornale, le aveva fatto capire di aver partecipato ad alcune azioni delle Brigate Rosse, tra cui l'omicidio del professor Biagi. Soltanto al pedinamento, però. Arrestato, Simone Boccaccini si dichiara militante rivoluzionario. Nel computer di Nadia c'è anche un processo interno intentato dall'organizzazione ad una brigatista, la compagna So. Alla compagna So viene rimproverato di aver saltato alcuni appuntamenti, lasciando i compagni armati in mezzo alla strada, pronti a compiere rapine che non sono state portate a termine. Alla compagna So viene rimproverato tutto,
dai permessi che i brigatisti hanno dovuto prendere sul lavoro e che quindi non potranno prendere più per altre imprese, fino ai soldi spesi per i biglietti del treno, alla compagna So. Per la polizia, la compagna So è Cinzia Banelli, anche lei tecnica di radiologia come Morandi, ma in un ospedale di Pisa. Anche a lei si attribuiscono schede e numeri telefonici delle Brigate Rosse ed è grazie a questi se si ipotizzano i suoi spostamenti. Un telefono cellulare è come una specie di rice trasmittente, come una cimice. Si aggancia alla cellula per ricevere la linea e in base a questa si può stabilire la posizione di chi se lo porta addosso. Secondo il cellulare di Cinzia Banelli, lei sarebbe stata a Bologna attorno alle 9 di sera e poi a Porretta attorno alle 10 quando arriva il treno da Bologna. La mattina dopo è regolarmente a lavorare a Pisa. Perché è importante questo? Perché sono importanti questi spostamenti? Perché avvengono il 19 marzo del 2003, un'ora dopo che è stato ucciso il professor Biagi. Quello, secondo gli inquirenti, è il deposito delle Brigate Rosse. Ci sono i documenti originali di rivendicazione dei delitti di D'Antona e di Biagi e anche gli originali delle rivendicazioni degli attentati dinamitardi alle sedi dei partiti e delle istituzioni compiuti da sigle come i NIP e gli NPR. Per gli inquirenti queste sono sottomarche delle BR, sigle di comodo, che servono a firmare azioni di sostegno alle BR per far credere che le BR abbiano più proseliti e siano più grandi di quello che effettivamente non sono. E poi ci sono documenti falsi, esplosivi, targhe di auto e di motorini, schede telefoniche, appunti di 10 anni prima che confermerebbero la diretta discendenza delle nuove Brigate Rosse con i nuclei comunisti combattenti che nel 92 rilanciarono la lotta armata in Italia. Manca solo una cosa all'appello. Manca la pistola che ha firmato i due omicidi delle nuove BR, formata da pochissimi militanti a tempo pieno e molti irregolari che si muovono tra Roma e la Toscana. Alcuni provenienti da sigle già attive, come gli NCC, oppure vicini al Comitato Rivoluzionario Toscano delle vecchie Brigate Rosse, come Morandi. Strani militanti, brigatisti degli anni 2000 che scrivono tutto sul computer, che non lavorano in fabbrica ma nel terziario e che per compiere le rapine e forse uccidere devono prendere permessi sul lavoro. Che hanno ricominciato da dove le Brigate Rosse si erano interrotte nel 1988 e da lì hanno continuato, nonostante tutto, nonostante i cambiamenti del mondo e della società. Brigatisti in crisi, a quanto lo proverebbe un documento sequestrato a casa di Mezza Salma nella perquisizione dopo l'arresto e che parla del riadeguamento alla magistratura e alla magistratura soltanto stabilire la verità. Qui però finisce la nostra storia, la storia di chi credeva di essere un eroe e che per questo ha preso le armi e ha ucciso e chi invece si è trovato ad esserlo, per le istituzioni, per la legge, per lo Stato e che proprio per questo, magari senza volerlo, come un eroe è stato ucciso. C'è un treno che corre, un treno partito molti anni prima e che ancora non si è fermato. A differenza di quanto è accaduto in Francia e in Germania, dove la stagione del terrorismo si è chiusa definitivamente, da noi, come al solito, il passato non è ancora passato. Forse perché, come al solito, i conti dobbiamo ancora farli fino in fondo col passato.